Sì, però ancora succede che l'omosessuale famoso in televisione fa audience, l'omosessuale famoso ed esiste, ce ne Quello sono. stereotipato. Non è Comunque l'omosessuale si famoso, è mostra, l'omosessuale ora non mi viene famoso il nome che Pavone, c'è chi Paone. c'è chi C'è chi Paone di Paone. Forza Italia, Dolce Gabbana sono di Forza Ma sono Italia, famosi Platinette è di Paone. Forza Italia, sono tutti famosi e sono tutti di Forza Italia, che strano. Non ti chiedi perché non ci siano omosessuali famosi non di Forza Italia in TV? Certo, me lo domando, e come? Perché non li fanno parlare banalmente. Se non sei quel tipo di omosessuale, non ti fanno parlare. Una certa visione dell'omosessuale spettacolarizzata. Oltretutto, questa mia non è una critica a Silvio Berlusconi, perché io credo che nella sua vita privata abbia dimostrato ampiamente come della morale cattolica non gliene fregava assolutamente Niente. niente. Vabbè, l'ha dimostrato pienamente. L'ha dimostrato pienamente. Ha fatto approvare una legge che puniva con 10 anni di carcere chi pagava un minorenne per avere sesso. E poi è andato a letto con una minorenne pagandola, per cui lo scollamento tra il suo modo di pensare e le cose che portava avanti col suo partito era totale e assoluto. L'ha fatto per compiacere a un certo settore della società italiana, che adesso non ripeterò per la settima volta qual era. Però io credo che a Berlusconi, al mondo dello spettacolo, determinate cose non importino, perché il mondo dello spettacolo è sempre stato un mondo che ha attratto le persone omosessuali, perché ci sono delle professioni come quella di Sarto che, essendo considerate femminili, gli uomini etero non le vogliono fare perché sarebbe una diminuzione della loro virilità, e quindi ci fioccano sugli omosessuali. Però c'è stato veramente un filtro, insomma, non è un caso che questi omosessuali famosi siano solo omosessuali di un certo tipo. Non userei neanche queste parole. Sì, però ancora succede che l'omosessuale famoso in televisione fa audience, l'omosessuale famoso ed esiste, ce ne Quello sono. stereotipato. Non è Comunque l'omosessuale si famoso, è mostra, l'omosessuale ora non mi viene famoso il nome che Pavone, c'è chi Paone. c'è C'è chi Paone di Paone. Forza Italia, Dolce Gabbana sono di Forza Ma sono Italia, famosi Platinette è di Pavone. Forza Italia, sono tutti famosi e sono tutti di Forza Italia, che strano. Non ti chiedi perché non ci siano omosessuali famosi non di Forza Italia in TV? Certo, me lo domando, e come? Perché non li fanno parlare banalmente. Se non sei quel tipo di omosessuale, non ti fanno parlare. Una certa visione dell'omosessuale spettacolarizzata. Oltretutto, questa mia non è una critica a Silvio Berlusconi, perché io credo che nella sua vita privata abbia dimostrato ampiamente come della morale cattolica non gliene fregava assolutamente Niente. niente. Vabbè, l'ha dimostrato pienamente. L'ha dimostrato pienamente. Ha fatto approvare una legge che puniva con 10 anni di carcere chi pagava un minorenne per avere sesso. E poi è andato a letto con una minorenne pagandola, per cui lo scollamento tra il suo modo di pensare e le cose che portava avanti col suo partito era totale e assoluto. L'ha fatto per compiacere a un certo settore della società italiana, che adesso non ripeterò per la settima volta qual era. Però io credo che a Berlusconi, al mondo dello spettacolo, determinate cose non importino, perché il mondo dello spettacolo è sempre stato un mondo che ha attratto le persone omosessuali, perché ci sono delle professioni come quella di Sarto che, essendo considerate femminili, gli uomini etero non le vogliono fare perché sarebbe una diminuzione della loro virilità, e quindi ci fioccano sugli omosessuali. Però c'è stato veramente un filtro, insomma, non è un caso che questi omosessuali famosi siano solo omosessuali di un certo tipo. Questo filtro non si verifica solo nel giornalismo. Guardiamo, per esempio, i politici gay famosi, Scalfarotto, Conci, eccetera. Che cosa hanno in comune? Nessuno di loro ha mai fatto militanza omosessuale. Dopo che hanno messo la Titi De Simone e Franco Grillini, che gli hanno fatto un inferno perché le hanno portate veramente avanti le istanze del movimento gay e lesbico all'interno del Parlamento, non li hanno più i candidati, e hanno messo Vladimir Luxuria, quella che va all'Isola dei Famosi, cioè hanno messo dei personaggi di spettacolo, perché il loro compito è quello di fare spettacolo, fare avanspettacolo, ma è anche quello di mettere un tappo alle richieste del movimento gay, perché, ripeto, Arci Gay chiede il matrimonio e Scalfarotto propone la legge sulle unioni civili. Il movimento gay chiede l'estensione della legge Mancino sui crimini d'odio, e Anna Concia va a fare una legge in cui soltanto i reati di omofobia contro gli omosessuali hanno una legge apposta. Giustamente la dichiarano incostituzionale. Lei la ripresenta di nuovo. Non userei neanche queste Sì, parole. però ancora succede che l'omosessuale famoso in televisione fa audience, l'omosessuale famoso
ed esiste, ce ne sono. Quello stereotipato. Sì, non è l'omosessuale famoso, è l'omosessuale famoso che... Ora Pavone, non... C'è chi Pavone. C'è chi Pavone è di Forza Italia, Dolce Gabbana sono di Forza Italia, Platinette è di Forza Italia. Sono tutti famosi e sono tutti di Forza Italia, che strano. Non ti chiedi perché non ci siano omosessuali famosi non di Forza Italia in TV? Certo, me lo domando, e come? Perché non li fanno parlare banalmente, se non sei quel tipo di omosessuale non ti fanno parlare. Una certa visione dell'omosessuale spettacolarizzato, oltretutto questa mia non è una critica a Silvio Berlusconi, perché io credo che nella sua vita privata abbia dimostrato ampiamente come della morale cattolica non gliene fregava assolutamente niente. Vabbè, l'ha dimostrato pienamente, ha fatto approvare una legge che puniva con 10 anni di carcere chi pagava un minorenne per avere sesso, e poi è andato a letto con una minorenne pagandola, per cui il scollamento tra il suo modo di pensare e le cose che portava avanti col suo partito era totale e assoluto. L'ha fatto per compiacere a un certo settore della società italiana, che adesso non ripeterò per la 7ª volta qual era. Però io credo che a Berlusconi, al mondo dello spettacolo, determinate cose non importino, perché il mondo dello spettacolo è sempre stato un mondo che ha attratto le persone omosessuali, perché ci sono delle professioni come quella di Sarto che, essendo considerate femminili, gli uomini etero non le vogliono fare perché sarebbe una diminuzione della loro virilità, e quindi ci fioccano sugli omosessuali. Però c'è stato veramente un filtro, insomma, non è un caso che questi omosessuali famosi siano solo omosessuali di un certo tipo. Questo filtro non si verifica solo nel giornalismo. Guardiamo per esempio i politici gay famosi, Scalfarotto, Conci, eccetera. Che cosa hanno in comune? Nessuno di loro ha mai fatto militanza omosessuale. Dopo che hanno messo la Titi De Simone e Franco Grillini, che gli hanno fatto un inferno perché le hanno portate veramente avanti le istanze del movimento gay e lesbico all'interno del Parlamento, non li hanno più candidati, e hanno messo Vladimir Luxuria, quella che va all'Isola dei Famosi, cioè hanno messo dei personaggi di spettacolo, perché il loro compito è quello di fare spettacolo, fare avant spettacolo, ma è anche quello di mettere un tappo alle richieste del movimento gay, perché ripeto, Arci Gay chiede il matrimonio e Scalfarotto propone la legge sulle unioni civili. Il movimento gay chiede l'estensione della legge Mancino sui crimini d'odio, e Anna Concia va a fare una legge in cui soltanto i reati di omofobia contro gli omosessuali hanno una legge apposta. Giustamente la dichiarano incostituzionale. Lei la ripresenta di nuovo e di nuovo la fanno diventare anticostituzionale. Io dico missione compiuta, nel senso che a questo punto mi chiedo se il ruolo di Anna Concia sia stato quello di prendere lo stipendio per evitare che passassero le istanze del movimento gay. Qui posso essere anche un po' cattivello, lo ammetto, però la mia obiezione generale è questa: le persone che il mondo dell'informazione ci presenta non sono persone qualsiasi che sono arrivate alla ribalta grazie ai loro meriti, perché qualcuno di loro qualche merito ce l'ha anche, come soubrette. Vladimir Luxuria è brava, come politica un po' meno, ma come soubrette sì. Sono personaggi che hanno garantito che, in cambio del fatto che non porranno certe domande scomode, hanno un certo ruolo. Ne ho avuto un esempio chiarissimo. Devi andare? Arrivederci, grazie. Ciao, grazie. Io ho votato Rifondazione Comunista a lungo, un anno, è arrivato Bertinotti, era prima del governo Prodi, del nuovo governo Prodi, vi era Milano Bertinotti e cerca due gay che facciano dichiarazioni di voto perché voteranno Rifondazione. Io sono uno dei due, vado alla libreria Babel e spiego perché avrei votato Rifondazione Comunista. Accanto a me c'è Bertinotti che dice: Rifondazione Comunista lotterà per le unioni civili, perché le unioni civili sono nel programma dell'Unione. Ok, si va alle elezioni, Rifondazione manda in Parlamento Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria, 10 giorni dopo la sua elezione, dichiara che nel programma dell'Ulivo non ci sono le unioni civili. E questo fatto, se volete, sul mio sito, cara compagna Vladimir, hai sbagliato tutto, cioè sul mio sito, se volete andare a leggere la mia polemica, Vladimir Luxuria ha capito il suo ruolo, ma l'ha capito troppo bene, con un eccesso di zelo, per cui Bertinotti ha dovuto affannarsi a cercare di tappare la falla creata da Vladimir, dicendo no, ci sono. Vladimir, il giorno in cui è stata installata, ha capito che il suo lore era quello di negare le istanze, le richieste del movimento gay. Ecco. Ma non, ripeto, non è un problema solo nostro, è un problema che hanno i lavoratori, che hanno le donne, cioè ci sono donne che non rappresentano le stanze delle donne, ci sono sindacalisti che non rappresentano le stanze dei lavoratori,
credo che quello dello scollamento tra classe politica italiana e elettori sia un tema generale, un problema italiano. Persino Renzi parla di rottamarli, per poi sostituirli con quelli rottamati che hanno cambiato casacca. Però che il problema si ponga, lo ha capito persino loro. Siamo andati un po' fuori, fuori tema. Però non è colpa nostra, perché com'è possibile che solo in Italia l'omosessualità debba continuare a essere un tema politico sensibile, quando in Olanda, quando in Germania è ormai un non argomento? Siamo noi, l'Arabia Saudita, ad averlo come problema. La Grecia e la Turchia. Ma infatti credo che sia più che altro quello il problema, cioè nel senso la non naturalità poi della questione in sé per sé. È un po' come se uno dovesse fare coming out perché gli piace essere frustato mentre fa sesso, è uguale. Cioè questa qui è una cosa che ormai dovrebbe essere talmente naturale, talmente ovvia per tutta la comunità, che per una persona non dovrebbe esserci la difficoltà e il bisogno nemmeno di dover dichiararsi. Io attualmente non sono completamente dichiarato, quindi ho ancora questa difficoltà. Vorrei magari, anche magari con l'aiuto del libro, riuscire a fare il mio coming out vero e proprio con la famiglia e tutto. Non sarà una cosa facile, sicuramente, perché no. Me la immagino così. Poi, no, ma probabilmente tutto il discorso anche di immaginazione. Non userei neanche queste parole. Sì, però ancora succede che l'omosessuale famoso in televisione fa audience, l'omosessuale famoso, ed esiste, ce ne sono. Quello stereotipato. Non è l'omosessuale famoso, è l'omosessuale famoso che... Nome Pavone, non... C'è chi Pavone. C'è chi Pavone è di Forza Italia, Dolce e Gabbana sono di Forza Italia, Platinette è di Forza Italia, sono tutti famosi e sono tutti di Forza Italia, che strano. Non ti chiedi perché non ci siano omosessuali famosi non di Forza Italia in TV? Certo, me lo domando, e come? Perché non li fanno parlare banalmente, se non sei quel tipo di omosessuale non ti fanno parlare. Una certa visione dell'omosessuale spettacolarizzato, oltretutto questa mia non è una critica a Silvio Berlusconi, perché io credo che nella sua vita privata abbia dimostrato ampiamente come della morale cattolica non gliene fregava assolutamente niente. L'ha dimostrato pienamente, ha fatto approvare una legge che puniva con 10 anni di carcere chi pagava un minorenne per avere sesso, e poi è andato a letto con una minorenne pagandola, per cui lo scollamento tra il suo modo di pensare e le cose che portava avanti col suo partito era totale e assoluto. L'ha fatto per compiacere a un certo settore della società italiana, che adesso non ripeterò per la 7ª volta quale era. Però io credo che a Berlusconi, al mondo dello spettacolo, determinate cose non importino, perché il mondo dello spettacolo è sempre stato un mondo che ha attratto le persone omosessuali, perché ci sono delle professioni come quella di Sarto che, essendo considerate femminili, gli uomini etero non le vogliono fare perché sarebbe una diminuzione della loro virilità, e quindi ci fioccano sugli omosessuali. Però c'è stato veramente un filtro, insomma, non è un caso che questi omosessuali famosi siano solo omosessuali di un certo tipo. Questo filtro non si verifica solo nel giornalismo. Guardiamo per esempio i politici gay famosi, Scalfarotto, Conce, che cosa hanno in comune? Nessuno di loro ha mai fatto militanza omosessuale. Dopo che hanno messo la Titi De Simone e Franco Grillini, che gli hanno fatto un inferno perché le hanno portate veramente avanti le istanze del movimento gay e lesbico all'interno del Parlamento, non li hanno più i candidati, e hanno messo Vladimir Luxuria, quella che va all'Isola dei Famosi, cioè hanno messo dei personaggi di spettacolo, perché il loro compito è quello di fare spettacolo, fare avant spettacolo, ma è anche quello di mettere un tappo alle richieste del movimento gay, perché ripeto, Arci Gay chiede il matrimonio e Scalfarotto propone la legge sulle unioni civili. Il movimento gay chiede l'estensione della legge Mancino sui crimini d'odio, e Anna Concia va a fare una legge in cui soltanto i reati di omofobia contro gli omosessuali hanno una legge apposta. Giustamente la dichiarano incostituzionale. Lei la ripresenta di nuovo e di nuovo la fanno diventare anticostituzionale. Io dico missione compiuta, nel senso che a questo punto mi chiedo se il ruolo di Anna Concia è stato quello di prendere lo stipendio per evitare che passassero le istanze del movimento gay. Qui posso essere anche un po' cattivello, lo ammetto, però la mia obiezione generale è questa. Le persone